Sì, dico subito che la vittoria di Brescia non fa una grinza, anzi i Lombardi nel secondo tempo avrebbero potuto raddoppiare in più di una occasione. Di rilievo la grande prova collettiva fatta di geometrie, di ottime geometrie e di grande sacrificio. Ma la partita di Di Biagio, occorre sottolinearla, una grande prova, una gran partita al di là del gol segnato. E non dimentichiamo che quest'anno Di Biagio gioca in difesa, reinventato in quel ruolo da De Biasi. Bene anche il solito Baggio, soprattutto nella ripresa. Bene, sulla Lazio c'è ben poco da dire. Una prova deprimente, al di là delle essenze, pur esse importanti. Una squadra slegata, senza cuore, senza nervo, certamente non è un buon viatico questo per il futuro societario, sempre più nebuloso, e non può bastare il palo colpito da Fiore. Ma andiamo a vedere le immagini della partita. C'è subito un fallo su Caracciolo con punizione fischiata da Rizzoli. Baggio tocca a Di Biagio, gran destro, pallone che tocca terra davanti a Peruzzi e termina in rete. Al quinto minuto Lazio 0, Brescia 1. Possiamo rivedere il rimbalzo della palla che inganna Peruzzi acquistando, per meglio dire, una parabola a uscire. La squadra romana sbanda pericolosamente al quarto d'ora, Peruzzi si salva in angolo su Caracciolo. Ancora il centravanti lombardo, buona la sua partita, si ripete al ventesimo con una rovesciata appena alta su cross di Filippini. Poi al 26esimo viene segnalato fuori questa palla che a gioco fermo finirà poi in rete. In effetti possiamo rivedere il cross di Liverani di destro, è arcuato ed esce proprio all'altezza della traversa. La Lazio continua a camminare, allora Mancini inserisce una punta, il giovane Delgado, ed esce Albertini. Ma è sempre Brescia, ci prova ancora Di Biagio con parata di Peruzzi. E proprio al 45esimo la prima vera e unica azione biancoceleste. A fondo di Lopez che mette al centro, raccoglie Fiore e palla sul palo esterno. Possiamo rivedere questa azione e il palo colpito dalla Lazio. Passiamo alla ripresa, qualche mugugno laziale per questa ostruzione di Dainelli su Lopez. Poi nel Brescia entra Del Nero per Caracciolo e subito si rende pericoloso, ma la difesa laziale si salva. Al 35esimo c'è l'unico tiro della Lazio nella ripresa, ma è un passaggio ad Agliardi. Mancini continua a dare suggerimenti ai suoi, ma c'è chi alla partita preferisce un buon giornale. Ma il Brescia è padrone del campo e si permette anche di sprecare qualche occasione come questa con Bacchini. Poi al 48esimo Baggio ha la palla per chiudere la partita, scherza Zauri, affonda ma per eccesso di generosità e l'azione sfuma, la disperazione del divincodino nazionale. E termina qui la partita, per il Brescia è festa grande, l'Olimpico è espugnato.